Sono Giuseppina Maccari, la mia storia comincia nel 2009-2010 in Kenya. Ho fatto un viaggio in vacanza e poi sono rimasta lì, insomma, sono rimasta lì col cuore e mi sono dedicata a questi bambini che avevo visto durante la mia breve vacanza. Per cui mi sono dedicata a loro, ho messo in piedi una casa famiglia. Con questi bambini che attualmente sono 15 per toglierli dalla strada. È stato un percorso difficile perché ogni giorno ti devi scontrare con una realtà di cui non sei abituata. Comunque, insomma, piano piano ce la stiamo facendo. Adesso sono qua da un mese e mezzo, sto girando per fare una raccolta fondi per ristrutturare una parte sopra della casa e anche per un sostegno della casa famiglia, perché io sono da sola con la mia pensione, non ho entrate che mi permettano, insomma, di essere autonoma al 100%, per cui, insomma, ho bisogno proprio un po' di aiuti che mi sostengano, ecco, per poter portare a termine questo progetto per me grandioso. Tutte le mie bambine vanno tutte a scuola, che loro hanno il sistema scolastico inglese, fanno 3 mesi di scuola e 1 mese di vacanza. Oltre anche a tutto il resto, il materiale scolastico, le divise e insomma quant'altro serve per mandarli a scuola. Dopo fanno anche sport di una palestra Malindi con lo scopo di togliere i ragazzi dalla strada e quindi mi hanno chiesto se volevo mandarli e quindi vanno tutti a fare anche questo sport, insomma, ecco. E poi alla domenica si va alla messa, che è il giorno libero, che non vanno a scuola, quindi tutti alla messa, perché abbiamo la chiesa di Sant'Anthony lì vicino e anche dei padri della Consolata, per cui insomma ho delle bambine che vanno a scuola proprio con la struttura della diocesi, per cui insomma, anzi invito anche chi vuole fare un'esperienza diretta, potrebbe venire e soggiornare nella nostra casa, anche per toccare con mano quello che realmente io faccio. Per trasparenza e anche per conoscenza, insomma, ecco, è una cosa a cui io tengo molto perché ho parecchie persone che vengono giù a fare volontariato, ma per rendersi conto di quello che io faccio e che porto avanti, cioè tutto quello che ricevo per donazioni per i bambini viene proprio investito solo esclusivamente per la casa famiglia. Ringrazio tutti coloro che vorranno aderire per aiutare a portare avanti questo progetto di casa famiglia. Grazie. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.